Procediamo con l'oggetto numero 5, interroga consigliere Pastorelli, primo firmatario insieme a consigliera Fioroni, risponde l'assessore Coletto. Sì, grazie Presidente, qui parliamo dell'aggressione di un'infermiera che è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Quindi, premesso che nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 gennaio un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno ha subito un'aggressione al volto a seguito di una discussione sfociata tra i familiari di una giovane paziente di circa 20 anni ricoverata presso la struttura. Appurato quindi che il diverbio sfociato in lite prima e nell'aggressione poi sarebbe attribuibile al fatto che il mezzo di soccorso all'interno del quale era in servizio un'infermiera rimasta colpita sarebbe arrivato con notevole ritardo rispetto alla chiamata. La giovane paziente è stata ricoverata in codice verde con disturbi non gravi riconducibili ad un semplice stato influenzale con febbre alta. Considerato quindi che anche i carabinieri della compagnia locale, quindi di Foligno, si sono immediatamente attivati per gli approfondimenti del caso ed hanno in poco tempo identificato il responsabile dell'aggressione. Inoltre è rilevato che l'infermiera vittima dell'aggressione non ha riportato fortunatamente seri traumi, tanto che si parla di una prognosi di 5 giorni complessivi. Purtroppo siamo a segnalare che il verificarsi di episodi di aggressione ai danni di chi opera negli ospedali e nelle strutture sanitarie è sempre più diffusa su tutto il territorio nazionale. Quindi vogliamo innanzitutto condannare fermamente ogni forma di aggressione e comportamento violento, nella specie è rivolta ai tanti medici, ai tanti infermieri, operatori sanitari che sempre ogni giorno combattono in prima linea e quindi lavorano con dedizione e spirito di sacrificio nei confronti e nella cura dei pazienti. Quindi tutto ciò premesso intendo interrogare l'assessore cortesemente per comprendere quali nuovi strumenti intende adottare allo scopo di salvaguardare il benessere fisico e psicologico di quanti lavorano in corsia e consentire così al personale preposto di poter agire in sicurezza e con la necessaria serenità al fine di assicurare la tutela della salute e di ricevere risposte in merito agli intendimenti che si considerano propedeutici al fine di garantire l'indispensabile monitoraggio di un fenomeno, quello appunto delle aggressioni, al personale medico che è in costante e preoccupante aumento su tutto il territorio nazionale. Grazie Presidente. Prego Assessore. Grazie Presidente. Con la DGR 518 del 30 aprile 2019 sono state implementate le linee di indirizzo regionali per la prevenzione degli episodi di violenza a danno dell'operatore sanitario. L'obiettivo generale che ci si è prefissati appunto è stato prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari, stimolando e indirizzando le aziende sanitarie a elaborare strategie e programmi omogenei e specificatamente dedicati alla riduzione del rischio di violenza a danno degli operatori sanitari. Tra gli obiettivi specifici si annoverano favorire lo sviluppo di ciascuna azienda di una policy contro gli episodi di violenza a danno degli operatori, redigere, diffondere e implementare il piano programma aziendale per la prevenzione degli atti di violenza a danno appunto sempre degli operatori sanitari, gestire gli episodi di violenza contro gli operatori sia a livello individuale assicurando il trattamento del professionista che ha subito violenza sia a livello di sistema standardizzando le modalità di segnalazione degli agiti aggressivi e definendo i flussi informativi. Il documento regionale prevede che a prescindere dalla natura e dalla gravità del danno occorso l'operatore vittima di violenza oppure il responsabile o il coordinatore della struttura di servizio deve tempestivamente segnalare l'evento ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e gestione del rischio clinico aziendale tramite la compilazione di un'apposita scheda di segnalazione per cui si è predisposto un format in attesa dell'implementazione del sistema informatizzato regionale di incident reporting per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
In considerazione dell'importanza della formazione dei professionisti sanitari e della sensibilizzazione sul tema, la Regione ha previsto nel corso del 2023 un evento in occasione della Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza nei confronti di operatori sanitari e sociosanitari, con il coinvolgimento delle 4 aziende sanitarie regionali e dei rappresentanti di maggiori istituzioni dello Stato, dell'Università degli Studi di Perugia, dell'INAI, dell'Ordine dei Giornalisti e delle associazioni dei cittadini. Un percorso formativo dedicato per le 4 aziende sanitarie coordinato al Centro Unico di Formazione regionale, incontri periodici del Centro del Rischio Clinico regionale con i risk manager aziendali per il completamento del programma 2023, la definizione del programma formativo 2024, l'aggiornamento delle linee guida di prossima adozione in base anche a quanto rilevato dalle singole aziende. Che le aziende nell'ambito del gruppo di coordinamento aziendale dovranno attivare gruppi di lavoro specifici mirati a individuare le misure di prevenzione e le azioni specifiche per la gestione di eventi nei setting coinvolti. Che i PS vengano potenziate le misure di prevenzione attraverso la riduzione del sovraffollamento dei tempi di attesa, adeguamento appunto dei luoghi di attesa all'interno del PS, è già in corso l'adeguamento quanto previsto al DL 34, la gestione del triage, del lobby e del sovraffollamento, la riduzione della durata e della permanenza in PS. Potenziare le misure di gestione degli episodi di violenza attraverso le seguenti azioni, valutare anche la possibilità di attivare un pulsante di richiesta di aiuto con segnaletica dedicata, valutare la possibilità di incrementare l'attività di vigilanza e valutazione della possibilità di definire progetti specifici con le forze dell'ordine. Ci stiamo attivando proprio in tal senso, attivando dei percorsi specifici con le forze dell'ordine, interessando i prefetti di Terni e di Perugia per migliorare quella che è la presenza dei posti di polizia, degli agenti all'interno degli ospedali. Questo servirà evidentemente a come deterrente nei confronti dei malintenzionati e servirà ad intervenire in maniera immediata e più agevole a protezione del personale sanitario, che oltre ad avere un pulsante che potrà essere attivato durante la mancata presenza eventualmente nel posto di polizia degli agenti, ci sarà appunto la presenza di questi agenti che potranno intervenire a salvaguardia dell'operato e del personale dei pronto soccorsi. Grazie. Prego per la replica, consigliere Pastorelli. Sì, io voglio ringraziare l'assessore Coletto per il lavoro che sta portando avanti e anche di attenzione a questo fenomeno, quindi la ringrazio, assessore. Evidentemente c'è un'urgenza perché c'è un'escalation di episodi, stiamo assistendo in tutta Italia, specialmente nei pronti soccorso, e quindi ecco, la strada indirizzata è quella giusta. Poi se magari in alcuni casi non è possibile trovare gli accordi con le forze dell'ordine, magari anche una vigilanza privata in qualche caso potrebbe aiutare e avere anche un pochino più di sicurezza nei pronti soccorso a salvaguardia, ma non solo del personale medico, ma io direi anche degli utenti che si trovano magari ad assistere qualche volta a scene diciamo di tipo deplorevole. Grazie assessore. Grazie, passiamo all'oggetto numero 6, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Coletto. Grazie presidente, oserei dire che questo è il secondo tempo dell'interrogazione che abbiamo fatto all'inizio di gennaio, e al di là di quelli che sono sostanzialmente dei giri di parole che o di significato che qualcuno potrebbe andare su cui si è andati a giocare, lo abbiamo letto nelle scorse settimane, noi vogliamo fare chiarezza e vogliamo una operazione trasparenza nei confronti della cittadinanza umbra per sapere in maniera chiara qual è la spesa regionale per tutta quella che sostanzialmente è l'attività di quei medici che non fanno parte, chiamiamola in questa maniera, della pianta organica del
delle nostre aziende regionali, ma che vengono chiamati a prestare servizio con quindi delle prestazioni che sostanzialmente sono non contrattualizzate attraverso, voglio dire, procedure concorsuali o altro. Quindi, premesso che in data 16 gennaio 2024 l'assessore alla sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, che in questo momento interroghiamo, ha dichiarato che testualmente medici e infermieri a gettoni peraltro non esistono in Umbria, dove le aziende sanitarie non ricorrono a questa forma di lavoro. Per altre forme, per fare fronte al temporaneo aumento di attività o per carenze di organico, il sistema sanitario regionale utilizza lo strumento delle tariffe orarie aggiuntive per i medici in servizio al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni. Che in data 23 gennaio su organi di stampa locale sono stati diffusi i dati elaborati dalla Federazione Sindacale Cimo Fesmed su conto annuale 2021 relativi ai conti economici delle aziende del sistema sanitario, in cui l'Umbria sarebbe passata dai 1,98 milioni di euro spesi nel 2019 per medici e infermieri in affitto, è arrivata a spendere 5,69 milioni di euro nel 2021, un significativo balzo di spesa in gettoni del più 287%. Questo è quello che è stato scritto, ripeto, in maniera indiscutibile. Quindi, stando a questi dati, il fenomeno in Umbria sarebbe cresciuto per una dimensione maggiore rispetto a quella nazionale, con una crescita dove la crescita media sarebbe stata del 66%, quindi 66% media nazionale, 287% invece situazione della nostra regione, quindi 5 volte tanto. Quindi, che da una parte abbiamo questi dati, dall'altra quella che sostanzialmente è stata la risposta che ci ha dato l'assessore il 16 gennaio. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo scorso 13 dicembre una delibera immediatamente esecutiva proposta dall'assessore Bertolaso, puntualizzando che i contratti in essere di personale remunerato in proporzione alle singole presenze andranno a naturale scadenza senza alcuna possibilità di rinnovo. Parliamo della Lombardia, quindi, non della Puglia. Ribadito quanto espresso nelle premesse all'atto, quindi 1981, e quindi ci richiamiamo rispetto a tutto quello che abbiamo già richiesto, interroghiamo la Giunta per sapere se la Giunta, quindi, se intenda smentire o eventualmente aggiornare i clamorosi dati diffusi dalla Federazione Sindacale Cimo, che vedono in Umbria un aumento della spesa per i medici a gettone da 1,98 milioni di euro, ripeto, a 5,69 milioni di euro nel 2021, e qualora i dati fossero confermati, se intenda mettere in campo azioni per limitare il ricorso a medici e infermieri a chiamata nelle aziende sanitarie umbre. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Allora, grazie presidente. Come saprà bene il consigliere De Luca, ci sono state 4 comunicazioni dei rispettivi direttori generali delle 2 aziende ospedaliere e delle 2 aziende territoriali che hanno smentito l'uso di gettonisti. Qualora fosse necessario, sono ricorsi previo avviso pubblico all'impiego di medici liberi professionisti che non sono gettonisti, sono un'altra cosa. Peraltro vi dico anche che oggi sul sito web del Sole 24 Ore è uscito appunto quanto diceva il consigliere De Luca, che la Lombardia ha ufficialmente comunicato che farà a meno dei gettonisti previsti appunto come professionisti da pescare qualora ci fosse la necessità, mentre l'Umbria fa sapere di non averli mai impiegati, ma di aver fatto ricorso in via residuale ai contratti di lavoro autonomo. Quindi confermo la nostra posizione, i gettonisti sono una questione, il ricorso ai liberi professionisti per mancanza di medici, mancano i medici in Lombardia, mancano medici in tutta Italia, sappiamo qual è il fenomeno. Io credo che serve un intervento a livello nazionale, serve un intervento importante,
vada tolto in via definitiva il numero chiuso, almeno per un periodo, vadano implementati quelli che sono i percorsi di formazione per quanto riguarda le specialità. C'è stato un imbuto formativo fino a qualche anno fa, adesso sono aumentate le possibilità di iscrizione, ma purtroppo in determinate specialità come la ginecologia piuttosto che l'ortopedia, piuttosto che i medici dell'emergenza urgenza, gli iscritti sono sempre meno perché evidentemente manca una protezione adeguata per questi professionisti. Per cui sottoscrivo quanto detto precedentemente, peraltro firmato anche dai direttori generali che sono i responsabili dei bilanci della sanità dell'Umbria. Se i direttori generali mi certificano che non fanno ricorso ai gettonisti, io devo credere che i miei direttori generali certifichino esattamente la verità. È stato comunicato anche alla CIMO l'errore di trascrizione o quantomeno una raccolta dati che non ha tenuto conto della realtà del territorio dell'Umbria, e c'è stato appunto sul sito di Sole 24 Ore questa precisazione proprio per andare incontro a quanto dichiarato appunto dalla Regione dell'Umbria e dai suoi direttori generali. C'è una differenza probabilmente sottile fra liberi professionisti che fanno riferimento alle cooperative piuttosto che i liberi professionisti che prestano il lavoro autonomo, ma tanto, tanto è. Grazie. Per la replica il consigliere De Luca. Ah, se lei, assessore, pensa che io demordo su questa interrogazione, ha capito male. Il prossimo giro presenterò un'altra interrogazione in cui chiederò qual è la spesa per i medici libero professionali. Perché se allora la mette in questa maniera, io, ripeto, ho pienamente contezza di medici che sono in pensione e che sono stati chiamati e che continuano a lavorare, quindi se sono medici liberi professionisti, voi state giocando con delle definizioni. Io voglio sapere quant'è la spesa che questa regione mette in campo per pagare delle persone che stanno in pensione rispetto a invece personale che potrebbe essere messo in campo. Ora voglio capire se sono dei detti di spesa. Lei mi avrebbe dovuto rispondere dicendo: non sono gettonisti, sono liberi professionisti, paghiamo questo per i liberi professionisti, no che mi rimandano altre interrogazioni, perché io ne faccio 15 interrogazioni, perché voi non potete nascondere questi dati, voi dovete dare i numeri. Quanto spendete? Quanto spendete questi liberi professionisti? Se spendiamo 5,97 milioni di euro, se non sono gettonisti ma sono liberi professionisti, è uguale. Non, perché non c'è una questione di definizione, la questione è il problema politico. Il problema politico è che in questa regione, e quello che vogliamo capire è perché succede questo, perché noi stiamo spendendo questa enorme cifra per avere dei liberi professionisti a Norcia, a Cascia, a Terni, a Castiglione del Lago, piuttosto che invece avere l'assunzione di persone, magari di giovani, stabili, perché ci sono dei detti. Mi risponde in questa maniera, dice: c'è un detto di assunzioni. Io che gli avrei detto? Avrei preso atto di questa risposta. Non è in alcun modo che sarei entrato all'interno della dialettica se ci fosse un vincolo, ma se invece voi state facendo una scelta politica di assumere persone libero professionali con contratti libero professionali piuttosto che fare concorsi, beh, lì, se permettete, il problema politico c'è e come.